contesa recente per rilevare la quota di maggioranza di Carige detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha riportato l'attenzione su una delle tendenze di fondo che avranno un impatto rilevante sul sistema bancario italiano nel prossimo anno. Oltre al percorso di consolidamento che si realizzerà verosimilmente mediante operazioni straordinarie di fusione e acquisizione, particolare attenzione meritano ancora la gestione dei crediti deteriorati, in particolare riferimento alla categoria Likely to Pay, e il nodo strutturale della profittabilità che potrebbe beneficiare di un aumento nei tassi di interesse. Dopo l'acquisizione di UBI da parte di Intesa San Paolo e su scala minore quella di Credito Valtellinese da parte di Crédit Agricole, fin dal matrimonio sfumato fra BPS e Unicredit, rimangono aperte alcune possibilità di aggregazione nell'ambito di istituti di medie dimensioni e si torna a parlare delle possibili combinazioni che potrebbero portare alla creazione del cosiddetto terzo polo bancario del paese. Se per quanto riguarda la profittabilità degli istituti, osserviamo dei segnali incoraggianti dall'oltreoceano, dove una ripresa dell'economia è più robusta, l'aspettativa di un rialzo dei tassi di interesse viene percepito come più imminente, anche a fronte di pressioni inflazionistiche sicuramente più pronunciate, in Europa l'entusiasmo è più contenuto, perché la crescita rilevante dei debiti sovrani e le incertezze legate alla pandemia costituiscono un freno alla virata in senso restrittivo della politica monetaria, che pure rimane altamente probabile per l'anno in corso e dovrebbe portare un contributo positivo ai bilanci degli istituti di credito. Ultima, ma non per importanza, tra i determinanti di fondo rimane la gestione dei crediti problematici, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da un grado minore di deterioramento, anche grazie a strumenti eccezionali come la GACS, garanzia statale sulle cartolarizzazioni di sofferenze. La parte più rilevante di stock di non-performing loans è stata deconsolidata nei bilanci bancari, si è ridotta di 3/4 rispetto ai picchi registrati nel 2015 ed è tornata a volume al di sotto di quelli registrati nel 2009. La sfida principale, come detto in precedenza, riguarda le espressioni che presentano emissioni performing che rappresentano un rischio rilevante, classificate come Stage 2 secondo il principio IFRS 9, e le esposizioni non performing, qualificate come Likely to Pay. Si tratta dei crediti che al momento preservano i rischi più elevati e sulle quali i regolatori porranno maggiore attenzione. Nei prossimi mesi possiamo attenderci un percorso di consolidamento del sistema bancario con una riduzione delle esposizioni deteriorate operata mediante operazioni straordinarie sotto la regia delle autorità di vigilanza e di governo che manterranno un approccio fortemente interventista.